Apriamo una parentesi prima di salutare Andrea. Ti faccio una domanda facilissima. Sai già che non sarà così. Ci fai qualche nome, uno, due, quelli che vuoi, visto che tu stavo per dire, hai allenato, ormai siamo entrati No, però mi manca. nel mood dell'allenatore. Hai commentato partite della nazionale giovanile, hai fatto 19, 17, hai fatto anche Sì, la Q? No, no, qualcosina, qualche amichevole della 16 anche, sì. della 16. C'è qualche nome di giocatrice che ti è rimasto particolarmente impresso, che noi adesso ci segniamo e poi diciamo ce l'ha detto di staso? Beh, allora, partiamo dalla 19, qui è un po' più complicato secondo me fare dei nomi inediti, poco conosciuti, perché comunque parliamo per lo più di ragazze che giocano nel campionato primavera, quindi voglio dire che tanto si è concluso. Nei giorni scorsi, così apro una piccolissima Esatto. parentesi, ecco, probabilmente l'esito del campionato primavera, ma aggiungerei un po' più del lavoro che il Milan ha fatto a livello giovanile nell'ultimo biennio, perché poi io mi ricordo che io ho commentato la finale del campionato Under 17 del 2022, che è stato il primo titolo Ok. poi tra l'altro vinto dal Milan, e molte di quelle ragazze le abbiamo ritrovate poi nella formazione che ha vinto lo scudetto pochi giorni fa a Viola Park. E beh, lì c'è una base secondo me importante da cui attingere poi per la prima squadra, io credo, insomma, c'è un discorso abbastanza. Anche il Milan ha sensazione dovrà un po' ristrutturarsi e insomma, secondo me attingere al bacino del proprio vivaio potrebbe non essere male, insomma, potrei fare tanti nomi, Renzotti piuttosto che, ribadisco, faccio nomi di giocatrice conosciute, Schatzer della nostra Under 19, probabilmente era già un lusso e sono rimasto male che la nostra Under 19, che è stata anche parecchio sfortunata nel sorteggio della seconda fase di qualificazione, perché già quando ti becchi l'Inghilterra nel girone sai già che le possibilità di qualificazione si riducono. Il problema è che ci sono mancati un po' di episodi anche nelle prime due partite, perché abbiamo fatto 2-0-0 col Portogallo e la Svizzera, dove abbiamo sprecato tanto. Avevamo Sciabica, che è un'altra ragazza che insomma quest'anno abbiamo visto anche a Sassuolo. Speriamo insomma che esploda definitivamente. La stessa Pellegrino Cimò. A me è piaciuta molto, però, in quel torneo di qualificazione dell'Italia del 19, Pizzuti della Roma. Gli esterni difensivi che vanno mi piacciono parecchio, quindi devo dire che è una giocatrice che mi ha stupito, così come Veronica Bernardi. Veronica Bernardi, insomma, attaccante, secondo me, già strutturata, già molto completa. Dell'Under 17, che invece, secondo me, faceva un percorso un po' diverso. L'Under 17 è un percorso in divenire, in crescita. Secondo me il lavoro di mister Leandri pagherà nel tempo. Anche lì, abbiamo vinto le prime due partite, ci siamo ribeccati in Inghilterra e vabbè, insomma, ci abbiamo provato. Tra l'altro giocando una partita, non dico ad armi pari perché sarebbe troppo, però gli episodi non ci avevano detto bene. Però quello è un progetto di squadra importante. Tanta Roma, anche lì, insomma, la Roma a livello giovanile, non solo di prima squadra, negli ultimi anni ha dominato parecchio. Galli, insomma, che ha segnato in tutte e tre le partite, era tra l'altro più giovane esordiente nella storia della Roma, quindi insomma evidentemente qualcosa Proviamo. vorrà dire. E la stessa Lidia Consolini dell'Inter, insomma, laterale destra, ha fatto una buona impressione. Io butto lì un po' di nomi, ecco, però ribadisco, secondo me a livello di bacino in azzurro abbiamo tanto, c'è del materiale, poi è chiaro che questo è un po'. Abbiamo anche Appia che pare che diventerà italiana. Sì, al Sì. compimento del 18º anno e che chiaramente nelle finali primavera che ricordavi, Andrea, ha fatto una grande differenza, soprattutto perché ha un passo da tipico dei giocatori e delle giocatrici, no, di colore che hanno una esplosività e una velocità dettata proprio dalle fibre bianche date dalla genetica che è di un altro livello, insomma. Poi è naturale che quando vai a giocare con le grandi, anche le altre sono veloci e quindi la differenza, cioè, fa meno la differenza, no? Però certamente questa, siamo contenti che diventerà Diventare italiana. italiana, però Esatto, è fantastico perché è bellissimo che tutti i ragazzi e le ragazze che ci seguono sono espertissimi, perché a Fabri piace Bedini della Fiorentina e poi Flavio ovviamente parla di Galli, quindi insomma chi andiamo segue il ad aggiungere calcio appena reso della femminile? Juventus, insomma, Sì, ma infatti quello ma che cioè, ci piace che siano tutti, ormai ci sono, ma c'è sicuramente. Poi il dubbio che viene sempre è, ma questo vale tanto per i maschietti quanto per le femmine, insomma,
dal settore giovanile alla prima squadra, comunque, cioè, dal punto di vista fisico e dal punto di vista del ritmo, cambia tanto. E quindi poi, insomma, bisogna avere, oltre a una predisposizione, penso, fisica, anche caratteriale, insomma, ad affrontare il grande salto. Però è importante che ci sia un lavoro di questo tipo delle giovanili. Io aggiungo anche un lavoro importante di ricambio che si sta facendo a livello nazionale A, perché questo campionato, per andare poi giustamente a sottolineare il positivo, al di là del rendimento, secondo me, delle squadre, di quelle che hanno deluso, è stato un campionato che ha offerto anche un po' più di materiale di scelta per Mister Soncin, secondo me. Il fatto che sia andato anche nelle ultime tornate di convocazione ad attingere, che ne so, dalla Sampdoria, ad esempio, dove ci sono un paio di giocatrici che hanno reso in maniera importante. Quindi, secondo me è un movimento, ecco, che sta iniziando a proporre anche un po' di varietà di soluzioni. E poi torniamo al discorso in cui abbiamo aperto: si tratta che il salto di qualità sia a 360 gradi di struttura, di programmazione, perché a livello di materia prima era abbastanza automatico, inevitabile. Se tante ragazze, tante bambine si appassionano al gioco del calcio, poi dopo, in un paese come l'Italia, dove, insomma, passeremmo giornate intere a giocare a pallone, poi è inevitabile che qualche talento salterà fuori, per forza. Sì, guarda, io aggiungo questo, però io non sono molto ottimista come te, sono molto onesta, e ti faccio un esempio. Appunto, non facciamo gol alla Svizzera o al Portogallo, no? Parliamo dell'Under 19 che hai seguito, e non parliamo quindi dei top club, delle top nazionali, quindi non erano né la Spagna, né l'Inghilterra, né la Francia, né la Germania, né la Svezia, ok? Questo perché? Perché se io penso anche alle annate, no? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, eccetera, ecco, qualche talento, qualcuna ce l'abbiamo, però prendo per esempio Guerzoni, no? Capitana dell'Under 15, giocatrice del Sassuolo, la più piccola di queste finali, ed ha giocato con una disinvoltura che sembrava lei la più grande, ok? Giocatrice che ha innato il calcio, si vede benissimo, però che, ahimè, non è dotata di fisicità. Anche la stessa famiglia, sono genitori leggeri, cioè, quindi anche tra qualche anno, quando avrà completato, no, anche la maturazione sua fisica, se non si inizia a lavorare su di lei adesso per strutturarla, questa giocatrice, che oggi è di grande prospettiva, questa giocatrice farà fatica ad arrivare in Serie A, perché non ha il fisico che la supporta, ok? Ci sono che altri... è alta, ricordiamo, cioè, come Guerzoni, è alta, però è magretta. No, ma sai, per esatto. Cioè, non è piccolina, però è un po' esile, dai. Ma per il ruolo a centrocampo, avesse 10 kg in più andrebbe benissimo. Cioè, sì, capito? Sì, no, esatto. Che ovviamente 10 kg di muscoli, non di altro, esatto. Perché dico questo? Perché poi invece ce ne sono altre magari strutturate, no? Tu ricordavi Bernardi, che ricordiamo, lei è reduce anche da un crociato, quindi non è ancora al massimo della sua forza, però ecco, con lei invece devi lavorare sulla reattività, sul breve, perché naturalmente gli manca questo, no? Rispetto ad una struttura che invece a livello di potenza è già evoluta. Allora, perché dico questo? Perché secondo me quello che a noi manca, purtroppo, è il fatto che, lasciando la libera iniziativa ai club di gestire la crescita di questi probabili talenti, il rischio è che purtroppo poi si perdano. Quindi, se veramente vogliamo provare a fare uno step vero, concreto, dobbiamo fare il lavoro dei centri federali che fanno in Francia e che fanno da altre parti, dove tu prendi i talenti, li alleni tutta la settimana e poi nel weekend vanno a giocare con i club. O ancora di più, io vado anche oltre. Oppure, come fece Velasco con la nazionale, una vera e propria squadra di talenti che gioca anche nel campionato. Queste sono le due opzioni, perché se no io ho il timore, e aggiungerei fondato, ma dopo sembro presuntuosa, quindi non lo dico, come lo dico lo cancello, però ho il timore, anche su tutto quello che ho visto in questi anni, che ahimè perdiamo delle opportunità. E siccome abbiamo dei numeri ancora esigui, per quanto in crescita, in realtà, quando poi ti vai a scontrare con le big che ti dicevo prima, la prima cosa che balza agli occhi è che loro hanno una qualità atletica e una struttura che noi non abbiamo. Ma poi ti informi, scopri
che loro cominciano a lavorare sulla forza molto prima di noi, che loro fanno degli allenamenti personalizzati, tutta una serie di cose. E ho anche scoperto che, siccome da noi ci sono i centri federali, che un giorno a settimana, no, le migliori venivano scelte e fatte allenare per aiutare appunto questo tipo di evoluzione, cosa sta succedendo? Che adesso i top club, quelli diciamo professionistici, purtroppo non le mandano, ok? Perché dicono, no, tanto le alleniamo noi e facciamo bene. Ma in realtà anche un allenamento dove tu ti vai a confrontare con tante forti come te, anziché nella tua squadra dove magari primeggi, anche solo una o due volte, è tanto formativo, ok? E quindi, in questo senso, mentre i primi anni i centri federali sono stati un quid e quindi hanno dato una mano, adesso non vengono neanche più così ben utilizzati e sfruttati come prima. Per cui io ho il timore che purtroppo siamo andati un po' in una fase involutiva sotto il profilo metodologico, e allora mi auguro invece che si abbia la consapevolezza che si deve fare tanto, e tanto può essere le due idee che ho, che poi voglio dire sono idee banali, non è che ci vuole chissà quale strategia, perché altrimenti io invece rispetto a te, che poi guardo insomma anche tante altre nazionali, ho l'impressione che quelle che oggi diciamo sono un pochino più evolute, un pochino più avanti, poi onestamente faranno fatica a fare quello step che si diceva. Quante dalla primavera poi alla prima squadra, che è un problema di tutto il calcio, ovviamente, ma che noi in questo momento non accompagniamo al meglio per averci provato senza rimpianti. Questo intendo. Ok, poi dopo se tu gli lo fai di tutto e la ragazza non arriva, avrà delle responsabilità. Però purtroppo abbiamo delle giocatrici anche che devono lavorare più sul piano mentale, perché quello che gli manca è il carattere. E allora si deve lavorare anche in quel senso. Cioè va molto, secondo me, individualizzato e personalizzato il lavoro, perché se si lavora molto collettivamente, come è successo adesso, infatti c'è una crescita delle squadre, la crescita delle squadre primavera, una crescita dell'under 17, eccetera. Però c'è una crescita collettiva, non del talento. Dopo io ho l'impressione che il talento non sia capace e non sia strutturato per fare quello step che manca. Chiudo perché non vi voglio tediare ancora. Prendete anche, non so, ieri abbiamo visto, no, Cantore ha fatto una partita eccezionale. Ma Cantore è dalla primavera che si parla di Cantore, no? Quindi 6 anni fa. E però anche lei, vedi, pur in una stagione in cui è cresciuta, perché è cresciuta, ma siamo sicuri che abbiamo allenato Cantore così bene da aiutarla a sviluppare tutte le sue skill, o forse qualcosa ce lo siamo persi? Prendo lei per fare un esempio, diciamo, che tutti possono conoscere, ma ce ne sarebbero tanti altri di esempi. E allora secondo me noi siamo ancora in quella fase dove i numeri non sono sufficienti per fare selezione, e bisogna pensare a un progetto tecnico differente per riuscire ad evolvere di più queste ragazze in rampa di lancio. Questa è la mia personalissima opinione. Bene, adesso lasciamo Andrea con questa ventata di ottimismo e per il futuro.